Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa terza parte che sarà un po' breve. Intanto qui, se giocate un po' con questo Rockcraft, diventerà vostro amico, vi correrà incontro e generalmente se lo guardate. Vi consiglio di mettere il cancello, se no quando lo guardate non lo farà. E dopo che sarete affezionati cambierà anche la frase di questa bambina. E ciao, ma devo andare. Ci siete voi due loschi figuri. Cioè io so già un po' chi sono, cioè ho visto dei trailer, ma se voi non avete visto niente non vi faccio spoiler. Hai buon occhio, amico. Credo che gli alloiani che abbiano un marchio con scritto solo Diavolo. Ah, dalla fotocamera sfocata. Ah, un executor qui che ci fa? Non dovrebbe essere qui. Bene, bene, che non muore, si rivede. No, aspetta che vado alla squadra. Sì, intanto ho catturato qualche Pokémon così, anche qualcun altro, l'ho un po' allenato. Potresti semplicemente dire mio nipote. Ho altri 5 Pokémon tra le tre squadre, lo sai, mammina? Ah, Piccio, bene, ha già catturato un nuovo Pokémon. Allora, il consiglio con i Pokémon di tipo elettro è questo. Non usate attacchi con contatto fisico. Tipo Litten, come mossa, graffio, braciere, ruggito e leccata. In questo caso uso braciere che non c'è contatto diretto tra i due Pokémon. In questo modo posso evitare la paralisi. Ma ho usato lo shock e ah, ottimo, non è stato paralizzato. Perché può capitare che il Pokémon venga paralizzato, quindi state attenti. Usiamo braciere e ciaone. Niente, ciao. Beh, detto questo, finiremo la lotta nel prossimo video, che farò insieme a scuola per allenatori. Ciao ciao!